Due volte ho avuto diritto a vivere una vita che non era stata scritta per me e ogni volta l'ho ereditata da un uomo. Ma questa volta il viaggio porta troppo lontano e io ho paura. La prima vita che ho ereditato comincia da qui. Dal villaggio non ci sono treni, solo questo autobus, fatto per trasportare uomini, spezie, animali. Stringo i miei 20 anni tra le dita e la mano alla valigia. Sono giorni orribili e pieni di speranza. È possibile tenere nello stesso cuore due sentimenti così opposti? Non lo so, so solo che il cuore mi sta per scoppiare. Ha occhi grandi e neri. Quando cammina, cammina come un uomo che ha sogni grandi e quando guarda, guarda come uno che non può aspettare. Io vengo da un altro mondo, Ahmed. Tu hai il tempo di Fese e l'impazienza di un uomo fatto per grandi cose. Io usurpo i sogni degli altri, non sono in grado di far felice nessuno. Non osare mai parlarmi. Ahmed mi chiede di sposarlo e di andare con lui in Francia. Mi guardi? Aspetti una risposta. Io muta, io scappo via. Ho il cuore nella testa, il sangue ha preso il ritmo di Fess. Non riesco a leggere, mangiare, nemmeno guardare la TV. Vado a letto, crollo. Oggi c'è un vento gelido che viene dal polo nord e ha spazzato via tutte le nuvole. Ho scoperto un cielo limpido e glaciale. Sono sicura che quello che sento è vero. E questa notte avrò il coraggio di dirlo ad Ahmed. La mattina c'è un sole che finalmente sembra primavera. C'è un giorno qui in Europa in cui si comincia a sentire l'odore dell'erba. È un odore sottile che chi viene dall'Africa stenta a riconoscere. Credo proprio che quel giorno sia oggi. Ahmed non parla più del suo ristorante con le tende ocra. Dice che ogni giorno ho l'aria più triste. Gli confesso sottovoce che mi manca un po' il Marocco. Anche la tua voce non ha lo stesso suono di prima, ma questo non te lo dico. Forse solo Ali potrà essere davvero felice qui. La sua pelle è arrivata in tempo per abituarsi all'odore di queste strade.